Buonasera a tutte e a tutti. Per noi è sempre un onore, non è questione di numeri, è sempre un onore cantare davanti alle persone, perché il lavoro che facciamo noi, se non ha poi qualcuno che accoglie il nostro canto, la nostra musica, non ha senso. E quindi ci sono varie situazioni dove noi comunque lavoriamo in questo modo anche volontaristico e in altri contesti, in una dimensione più professionale nel senso della lavorativa. Io sono quindi Anna Maria Civico, mi occupo del canto di tradizione orale. Che è proprio un canto del mondo contadino che non esiste più, quello che si è definitivamente disintegrato tra gli anni 50 e 70, e che però sappiamo che era un mondo che ci ha lasciato una grande cultura per noi, perché è quello che ci interessa maggiormente dal punto di vista musicale e anche strumentale. E quindi con Amedeo Fera stiamo lavorando anche sul cercare insieme come amplificare anche la voce della lira, perché c'è la lira calabrese, come magari Sì, ne parlerà Amedeo, e quindi stiamo cercando di mettere insieme il grande patrimonio vocale, quindi di canto. Anche canto a cappella, cioè quindi canti per sole voci, polivocali o monodici, che esiste nel nostro patrimonio etnomusicale calabrese. Ovviamente questo vale anche per molte altre regioni d'Italia, e abbiamo un patrimonio enorme vocale e che stiamo tentando di metterlo in risonanza anche con strumento lira. Abbiamo voluto dedicare alcune basi anche tematiche di questa nostra ricerca a Pasolini, e cercando di interrogarlo ancora e quindi di conoscerlo un po' meglio lavorando sulle sue poesie. Pasolini, anche perché lui amava le culture marginali e nell'epoca in cui è vissuto lui, una parte dell'epoca in cui è vissuto lui, ha proprio visto il disgregarsi della cultura contadina. E lui di questo mondo amava molto anche la lingua, il dialetto, le lingue, diciamo, cosiddette oggi marginali, mentre prima erano centrali, le comunità. Abbiamo tra i vari temi di cui si è occupato Pasolini, noi abbiamo identificato uno che tocca le nostre corde, che è quello della madre. Quindi della lingua, del linguaggio e dei luoghi, quindi dei luoghi che erano i siti del mondo contadino, quindi luoghi ancora marginali o le borgate, come poi era nella storia poi di Pasolini. Parliamo, ogni tanto ci fermeremo tra un canto e l'altro per dirvi qualcosa in più rispetto a quello che c'è scritto sul libretto che abbiamo lasciato. Sì, se mi permetti volevo aggiungere un paio di cose. Allora, una cosa è che appunto Spadola ha una grande tradizione, soprattutto sulla zampogna. Recentemente è scomparso uno degli ultimi costruttori di zampogne, Michele Tassone, che appunto la sua famiglia era proprio di questo borgo, ed è un patrimonio che è andato via per sempre, purtroppo, anche se qualcuno continua a suonare questi strumenti. E il secondo appunto era parlarvi di questo strumento, che è la lira, che noi abbiamo in Calabria. Qua vedete uno strumento che viene da Siderno e che è stato costruito negli anni 90 da Giuseppe Fragomeni, che è uno degli ultimi costruttori che abbiamo in Calabria di questi strumenti qua, che però noi troviamo in maniera sorprendente in altri posti del Mediterraneo. Questo strumento è uno strumento che viene dalla Turchia, però è lo stesso strumento. Cambiano le forme, però la base dello strumento è lo stesso. Questo ci racconta dei viaggi che venivano fatti anche in epoche lontane, il percorso di San Bruno dalla Germania alla Calabria è un esempio di questa cosa qui. E quindi il nostro lavoro cerca anche di ricollegare la nostra tradizione musicale di cui parlava Anna Maria anche al mondo più esteso
del Mediterraneo, diciamo, no? Comunque di questa cultura, grande cultura del Mediterraneo che, di cui diciamo, il tema che abbiamo preso, quello della madre, è importante. Insomma, ecco. Quindi io adesso l'ultima cosa che vi suggerirei è di abbassare il volume del telefono per chiuderlo del tutto. Andiamo. Vi ringrazio per la partecipazione, per noi è veramente un onore poter condividere queste cose. Scorda, cos'è?
Fammi sentire la tua voce. Io non ricordo più la tua voce. Io non ricordo più la tua voce. Ci siamo avvicinate al, siccome anche questi canti sono canti femminili, in questo caso, questi canti della Settimana Santa, è molto centrale il tema della sofferenza della madre di Maria, e quindi abbiamo trovato anche molto semplicemente l'aggancio con il lamento di Medea, perché aveva perso il senso del suo essere in relazione con la terra e con il suo senso del divino, e, ovviamente avvicinandoci al cinema di Pasolini, quindi traendo anche lo spirito e la qualità di quello che voleva probabilmente trasmettere Pasolini anche attraverso le parole di Medea e anche della Callas, che non è irrilevante, no. Come l'idea. Quello precedente è un canto, ci siamo
siamo ispirati ad un canto siciliano di Sommatino, provincia di Caltanissetta, che è un canto che è anche stato rilevato da De Seta. E c'è un documentario, sì, sui minatori di Zolfo. Sui minatori di Zolfo, ed è un canto di minatore, e anche qui questo canto molto profondo e partecipato. Esattamente. Se poi avete curiosità di visitare il sito che è segnato sul librettino, ci sono anche dei video che a noi ci hanno ispirato e ci hanno nutrito questa ricerca. Quindi ci sono vari livelli, quindi più letterari, musicali e anche visuali, che hanno arricchito questo lavoro. Thank you.
E fra l'altro questo inno è stato poi utilizzato nei secoli successivi come base per creare delle composizioni polifoniche. Io mi sto occupando proprio di questa, di queste cose qua adesso. E quindi questo ci mostra come questi canti scorrono sotterranei anche nei repertori anche più recenti. Questo è un esempio. E accostato a questo c'è questa poesia di Pierpaolo Pasolini che parla appunto sempre della madre. No? In termini diciamo più critici, sì, rispetto a come anche le madri hanno avuto responsabilità a crescere dei figli senza scrupoli, senza, no? Scrupoli, senza pietà, appunto. Io non posso parlare, io so.
cantando quest'anno e anche nel 2021 un canto vivente particolarmente importante, almeno per qualche comunità, e ho trovato che questo canto viene cantato ininterrottamente sul Monte Athos da almeno 100 anni. E allora ho iniziato a trasmettere, l'ho appreso abbastanza semplicemente ascoltandolo, e l'ho iniziato a trasmettere anche nelle mie classi di canto, proprio perché stavo cercando un canto paraliturgico vivente, cioè che ci sia una comunità di riferimento che sta lavorando su questo canto in qualche modo. E nello stesso tempo ho trovato online su YouTube che negli ultimi 2 anni ci sono molti giovani, soprattutto dell'est Europa, che in modo non professionale ma sembra piuttosto devozionale registrano se stesse o se stessi cantando o suonando anche solo strumentalmente senza canto questa melodia e la pubblicano su YouTube, e sembra quasi un movimento di giovani che stanno riprendendo anche questo canto al di fuori della comunità di Monte Athos. Sì, tra l'altro posso aggiungere che appunto questo canto ci ha colpito entrambi, perché quando abbiamo discusso su che cosa prendere come materiale, questo era uno dei canti che non ha tanto a che fare col tema complessivo di questo concerto, però ci ha toccato entrambi nel profondo, quindi io vi consiglio anche di ascoltare altre versioni. Il prossimo brano che eseguiremo invece è di una compositrice bizantina che si chiamava Cassia o Cassiani, che viveva nel IX secolo ed è una donna che ha scritto, con la notazione bizantina ovviamente, quindi parliamo di canto bizantino, delle composizioni che tuttora vengono eseguite nella Chiesa ortodossa. Fra l'altro le sue composizioni, essendo una donna, sono appunto particolari e sono state anche riprese da gruppi strumentali contemporanei che hanno fatto delle versioni strumentali, come il Crown's Quartet, che è un quartetto d'archi americano. E anche queste composizioni, questi canti liturgici ci hanno colpito tanto e abbiamo pensato di prenderli e accostarli alle poesie di Pasolini. In questo caso il brano è tratto da un film di Pasolini, che è il Vangelo secondo Matteo, che appunto nella sua parte di testo rispecchia fedelmente quello che è il testo, diciamo, che possiamo leggere sui Vangeli canonici. Quindi adesso faremo questo brano di Cassia. Il brano originale è un idiomeno, cioè un brano che ha una melodia che è associata a un testo. Questi sono vari tipi di canto, questo qua appunto si chiama idiomeno. La strada.
ascoltiamo i due ultimi canti. Il primo è un canto siciliano, quindi è la seconda melodia siciliana. Questa non è solo, non ci ispiriamo soltanto, ma cerchiamo proprio di avvicinarci a una modalità veramente pura e strettamente aderente alla modalità tradizionale di esecuzione di questo canto. E qui per modalità linguistica terremo il dialetto siciliano. E il contenuto è molto vicino alle tematiche sociali bassoliniane e riguarda appunto la libertà di una giovane donna che ha un battibecco con la madre. Thank you.
spontanee ma sempre più continuative da Antonino Uccello, che è uno studioso siciliano, che non era etnomusicologo ed era molto molto appassionato e ha consegnato centinaia e centinaia di materiali che sono poi a disposizione della comunità. Sì, molto interessanti, però ce ne sono di veramente belli, di tantissimi. Vi lasciamo con quest'ultimo canto, che è un canto che si colloca nella zona dei lamenti funebri, ma in qualche modo melodicamente anche nella zona delle ninne nanne. Viene da Martano, la provincia di Lecce, ed è un canto che è stato registrato negli anni 50 e poi riproposto da Cecilia Mangini in un documentario molto molto interessante, Stendhalì, dove è molto focalizzata su questioni sulle canti delle prefiche, sul culto dei morti nel Salento. La lingua è greco del Salento. Sì, sicuramente sapete che appunto il greco è parlato nel sud Italia in due posti. Uno è il Salento, quindi la provincia di Lecce, e l'altro è la provincia di Palermo, dove ancora c'è qualcuno che resiste a parlare questa lingua antichissima. Anzi, la stanno pure cercando di valorizzare attraverso impegno di un'associazione in particolare che sta facendo progetti internazionali sulla lingua greca di Calabria. A Bova. Te pricco, gente, se cao. 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 Te pricco, g
ma da dove è venuta questa infermità? Ma il mare spezzerei e farei tanta altra strada. E farei tanta altra strada. Oh Imena, c'è oh Imena, che è sempre così devo dire. Che sempre così devo dire, finché non arda il fuoco nel mio petto e finché non si spenga il fiume e finché non si spenga il fiume, a me non lo spegnerà il mare e non lo spegnerà neppure un fiume salato. Non spegnerà neppure un fiume salato. Me lo spegnerebbe il mio bambino se ritornasse perché io lo vedessi. E se ritornasse perché io lo vedessi. Grazie.